Salve, sono Giacomo De Angelis e sono un consulente tecnico del controllo qualità e risolvo problemi nel mondo delle cazzature. Vuoi conoscere e approfondire i segreti e le tecniche che si celano dietro al mondo della produzione delle cazzature? Seguimi e lo scopriremo insieme. Posti di lavoro disordinati, dove la presenza di attrezzi poco utilizzati impediscono il corretto svolgimento delle mansioni. Quando si cerca un attrezzo si perde del tempo e spesso lo stesso attrezzo sparisce dalla circolazione. Ti sei mai posto la domanda del perché questo accade? Seguimi e ti darò la risposta a questa domanda. Quando mi reco nelle aziende a cui faccio consulenza, controllo qualità o presto i miei servizi, cerco sempre di osservare e valutare come sono organizzati i processi in produzione. L'organizzazione del posto di lavoro, dove sul tavolo devono essere presenti solo elementi o attrezzi di uso frequente. La pulizia del posto di lavoro, che permette di individuare subito gli oggetti, i movimenti che gli operatori compiono per assolvere una mansione, la corretta sequenza dello svolgimento del processo. Sono elementi importanti per valutare il corretto svolgimento del processo produttivo, per garantire sia la qualità del tempo impiegato sia la qualità del prodotto finito. Sulla catena di montaggio, ogni movimento superfluo nell'esecuzione di un processo produttivo che l'operatore compie, moltiplicato per il numero di volte che quel gesto viene compiuto, ci dà come risultato quanto tempo e denaro stiamo sprecando inutilmente nella nostra produzione. A volte lo stesso operatore non si accorge di queste cose perché, operando sempre nello stesso modo, non ha mai valutato l'opportunità di lavorare in un modo diverso dal solito. Il mio obiettivo in questo caso è quello di portare gli operatori ad accorgersi dell'eventuale problema e far valutare un metodo di lavoro alternativo che porti più facilmente a un risultato eccellente. Ovviamente l'alternativa che propongo è il più vicino possibile al mio modello ideale di lavoro, il metodo Kaizen, di cui parleremo in seguito più nello specifico. Anni di esperienza nel settore calzaturiero mi hanno dato la possibilità di apprendere l'esperienza dei vecchi maestri calzolai. Ho cercato di valutarne pregi e difetti, di come si lavorava prima e come dobbiamo necessariamente lavorare adesso per ridurre sprechi di risorse, tempo e denaro. I video che sono prodotti sono a disposizione per chi vuole fare la differenza su un prodotto di vera qualità made in Italy. Contattami o chiamami se hai bisogno di ulteriori informazioni.